Vi faccio vedere come preparo una calamarata, ma è un modo mio, non è la ricetta originale. Sono appena tornato da Tunisi dove ho fatto alcune verifiche sulla mia salute, insomma, alcuni controlli, qualche piccola terapia. E ho deciso di coccolarmi. Siccome non mi coccola nessuno, mi coccolo da solo. Cosa che è fondamentale, il sapersi coccolare se uno decide di vivere da solo, perché insomma, delle coccole non se ne può fare a meno. Prima cosa, pigliamo dei calamari. Questi sono, cioè, in parte li uso per la pasta oggi, poi il resto me li faccio grigliati poi stasera. E li tagliamo a pezzettini piccoli, ma non piccolissimi. E poi, ripeto, non è la ricetta originale, perché la pasta qua ci sarebbe, però dovrei uscire, andare a comprare, e francamente, dopo una nottata, una giornata, se è un pizzantuccio, proprio mi scoccia proprio. Poi prendete dell'aglio, a me non piace, cioè, l'aglio piace molto, non il sapore, a me piace proprio l'aglio. Io normalmente si fa soffriggere un po' con l'aglio in padella, poi si toglie l'aglio perché ne sono tutti raffinati. Io invece l'aglio lo spremo e lo metto in padella perché tanto non devo baciare nessuno, non devo parlare con nessuno a 10 cm di distanza. Lo spremiaglio tunisino c'è. L'abbiamo acceso il fuoco, la padella, un po' di olio d'oliva che qui è ottimo, spremuto a freddo, no, mi si faceva un tempo, che peraltro costa poco, perché insomma un litro e mezzo, 15 dinari, diciamo 10 dinari al chilo, sono diciamo, un po' più di no, 3 euro più o meno. Questa diciamo è una calamarata povera perché lo faccio con quello che c'è. Nel senso che qua ci sarebbe tutto, però io dovrei anche uscire, andare a fare la spesa, andare al mercato. E francamente oggi non voglio uscire da casa. Solo stasera ho deciso, me ne vado a dormire in barca. Ecco, a questo punto si mettono i calamari. È un po' d'acqua. Allora, poi con calma io qua non dovrei mettere prezzemolo, perché il fatto che il prezzemolo non mi piace tantissimo, preferisco mettere della menta. Lo faccio molto aromatizzato, insomma, non vi scandalizzate, non siete obbligati a seguire le ricette, un po' di origano. Se avessi avuto il vino bianco l'avrei fatto sfumare e poi del peperoncino, che questo più che peperoncino è dell'arisa secca, che è pure molto forte, e poi fa bene alla salute, fa bene alla circolazione il peperoncino. È un pasto che in Italia costerebbe, qua costa molto, molto meno, perché i calamari vanno a seconda della grandezza, la qualità no, perché sono tutti freschi, diciamo la grandezza da 20 a 40 dinari al chilo, quindi da 6 a 10 euro al chilo. Tutto il resto ovviamente non costa, insomma, l'ho detto. Poi per fare la calamarata ci vorrebbe la pasta, quella diciamo i dettagli grossi, insomma le rondelle, che qui ci sono, però sempre per il solito motivo che dovrei uscire e non lo faccio, metterò delle fettuccine.
Questo è questo si mangia oggi. Mettiamo la fiamma al minimo, mettiamo un pseudo coperchio, lo facciamo cuocere per una decina di minuti. Ora mettiamo un po' di concentrato di pomodoro. Qua è una materia che si usa moltissimo. Lo usano un po' per tutto. Infatti uno deve guardare bene nei supermercati i barattoli, perché magari uno cerca i pelati o il passato e poi torna a casa e scopre che ha preso il doppio concentrato di pomodoro. Allora, mettiamo un poco d'acqua. Continuiamo la cottura. Spegniamo il fuoco sotto la padella e mettiamo padella e calamarata, per dire, da parte, e facciamo bollire l'acqua per la pasta. E ora ci mettiamo le fettuccine. Questa è una pasta tunisina che è ottima, però è necessaria una precauzione: non seguire mai i tempi di cottura indicati nella confezione, perché sennò vi viene scotta. Per cui andate a occhio, insomma, provatela, è ottima, però insomma, non tenete conto di quello che vi dice la confezione. Questa pasta io uso una pentola di coccio, perché ora vi spiego, insomma, la pasta bisogna calarla, bisogna poi toglierla a metà cottura e poi la rimetto dentro questa pentola insieme al condimento, un altro po' d'acqua, e poi la faccio completare la cottura insieme a quello che avevo fatto prima nella padella, e viene ottima davvero. Ecco, la pasta l'abbiamo scolata e poi rimessa nel tegame di coccio. Ora qua mettiamo il condimento e la teniamo un altro paio di minuti in modo che finisce di cuocersi. E questo è il risultato finale. E si mangia in terrazza perché il tempo è splendido oggi. Un po' di bel bicchiere di vino, la pasta, insomma, è per almeno fino a stasera sopravviveremo. Salute!